Avvenimento eccezionale a Taranto. Entra in funzione il tubificio del nuovo centro siderurgico a ciclo integrale dell'Italsider. Il cavaliere del lavoro Antonio Ernesto Rossi, presidente dell'Italsider. Il ministro per le partecipazioni statali onorevole Bo e l'onorevole Malvestiti parlano agli intervenuti, fra i quali vi sono il ministro Colombo, il ministro Codacci Pisanelli, il presidente dell'IRI, professor Petrilli, e il professor Manuelli, presidente della Finsider. Il tubificio, la cui inaugurazione ha luogo a soli 15 mesi di distanza dalla posa della prima pietra del centro siderurgico, è la prima unità produttiva del colossale complesso, destinato a diventare il più grande e il più moderno d'Europa. Sorge su un'area di 580.000 metri quadrati e ha una capacità annua di produzione di 300.000 tonnellate di tubi saldati di grosso diametro. La produzione è realizzata attualmente con lamiere fornite da altre unità del gruppo. Ad impianto ultimato, però, sarà lo stesso centro siderurgico di Taranto a produrre le lamiere necessarie.